proseguo sull'indirizzo e condivido molte delle affermazioni che sono state fatte. Il Partito Democratico partecipa a questa campagna referendaria con convinzione. Almeno 15 anni fa, dalle prime legislazioni, oggi siamo arrivati a una resa dei conti, si tratta di stabilire dove si sta e si tratta anche di aggiustare alcuni degli problemi, dei difetti che sono emersi in questi 15 anni. Parlare dell'acqua è una cosa strana, come la prossima volta parleremo dell'aria che respiriamo, anche questa ci verrà venduta. L'acqua è sicuramente uno degli elementi fondativi delle città. Le città e i nuclei urbani sono sorti dove c'era disponibilità d'acqua. È la prima infrastruttura, secondo me, non sono state le strade, ma sono state le derivazioni d'acqua e la disponibilità di acqua vicino alle case o nelle case. Non è anche nasconderci che va l'acqua nel pozzo, là in fondo non la posso più prendere. Se una volta potevo scavarmi un pozzo artesiano e prendermi la mia acqua, già dagli anni 80, quando a Viserano la falda di 60 metri è stata rovinata dall'inquinamento, i pozzi bisogna scavarli a 200 metri. Allora, come tu, guarda, passa qui, 1850, la città di Viserano ha investito nella città di Viserano, ma ci sono altri comuni che non sono in questa generazione. Bisogna comunque parlare, cioè non è che possiamo assolvere la nostra problema dicendo l'acqua è un bene di tutti, l'acqua è un bene di tutti, deve essere a disposizione di tutti con elementi di solidarietà e di giustizia sociale, ma deve anche essere sprecata, non deve generare disservizi, deve essere a disposizione sempre. Aggiungerò poche cose a quello che è già stato detto dagli interventi precedenti, soprattutto perché Vigevano Sostenibile aderisce a questa campagna, perché credo che stia proprio nello statuto dell'associazione. L'associazione è nata per contrastare un progetto di distruzione del territorio che era la costruzione di una centrale a olio di palma alla Morsella e ha come obiettivo la tutela del territorio. Ovviamente l'acqua come bene comune non può che star dentro in un ragionamento più complessivo che parte dalla tutela del territorio e dal riconoscimento che il territorio è un bene comune. Ecco, è importante che attraverso questo tipo di battaglia sull'acqua, sulla tutela dell'acqua come bene comune, si recuperi anche tutto un ragionamento e un valore di che cosa vuol dire bene collettivo e bene comune. Purtroppo in Italia credo che ci sia una cattiva pratica, che si considera il bene comune come bene di nessuno, va invece rivalutato: il bene comune è un bene di tutti, proprio perché in quanto bene di tutti la sua tutela è più importante del bene privato, perché attraverso la tutela del bene collettivo si crea una società che ha in sé il valore della società. La società non è una somma di individui, ma è una realtà vincente nel momento in cui si pone rispetto alle politiche, alla politica e all'organizzazione della stessa in termini collettivi. Se invece ci si pone in termini prettamente individuali, ancora peggio individualistici, è ovvio che chi ha di più avrà sempre di più, chi ha di meno avrà sempre di meno e le tutele non ci saranno né per i singoli né per la collettività. Ritengo che voglio dare un giudizio rispetto a questa iniziativa. Credo che sia importantissima non solo in quanto iniziativa in sé, ma in quanto al fatto che sia riuscita ad aggregare realtà locali e nazionali che in altre situazioni sono anche contrapposte, ma che su questa battaglia sono riuscite a superare le differenze e a mettersi insieme. E quindi
Credo che in questi termini noi dobbiamo andare avanti a costruire e non a dividerci, ma a cercare di essere uniti per riuscire a contrastare un progetto che non è solo di questo governo in Italia, ma che è a livello mondiale un progetto che praticamente vuole monetizzare il futuro del pianeta, delle generazioni che verranno. E qualcuno lo dice a battuta, ma non credo che sia tanto una battuta. Dopo l'acqua viene l'aria. L'aria la stanno già fortemente inquinando. Cosa faremo poi quando non avremo più la possibilità di respirare un'aria decente? La